la stai spostando. Devi andare un po'. No, beh, sei così. No, sei così. Però devi andare un po' all'edro. Adesso, adesso. Ok, no. No. Oh, ah, troppo. Oh, oh. Oh. Così, perfetto. A posto. Con le pance di fuori, la merda. Allora ragazzoli, novità, cioè novità, aggiornamenti. Siamo in Francia. Yeah. Punto primo, punto secondo. Oggi è il 1 settembre. Abbiamo iniziato ad avvicinarci al lavoro, perché ci hanno chiamato e il 10 dovremo iniziare a vendemmiare. E quindi adesso ci avviciniamo pian piano, perché prima ci hanno detto il 10, poi il 7, poi di nuovo il 10, quindi noi abbiamo detto partiamo già oggi, cioè stamattina, così almeno facciamo tappe su tappe su tappe su tappe e andiamo tranquilli. Quindi abbiamo preso questa decisione, siamo partiti, adesso siamo in Francia. Abbiamo trovato un posto molto figo in montagna. Semi montagna. No, siamo a 1100-1200. Sei sicuro? Sì, sì. Ah, ok. Il cime basso da 1100 vuol dire che è sempre 100 in meno, se non sbaglio, quindi è 1200 l'altitudine in cui siamo qua. Infatti si sta bene. Sì, si sta benissimo. Beh, il tempo si è annuvolato molto, però sotto si stava malissimo. Cioè a Grenoble, siamo passati a Grenoble, veramente si schiattava male. E adesso siamo qua, passeremo la notte qua, domani vediamo se spostarci o stare ancora qua, vediamo. Perché è carino qua, mi piace. Sì, è bello. C'è un braciere in realtà a fianco lì, solo che non c'è molta legna qua, ho già fatto un giretto, magari qualcosa si riesce a trovare. L'albero è morto. Sì, è vero. Però il tempo promette malissimo, malissimo. È proprio nero nero. Dietro di noi è bello, abbastanza. Non più. Però lì dietro è proprio nero. Dovremmo essere a Saint-Pierre de Chartreuse e infatti mi dà temporale alle 7, quindi sì, staremo a vedere. Sono le 17.05. Comunque, vediamo, un'altra esperienza, un altro viaggio, si ritorna in Francia e si va a fare la Vendange. La Vendange. Siamo molto emozionati perché quel posto ci piace tanto, ci è piaciuto moltissimo, le persone, il posto, tutto quanto, quindi siamo molto felici di andare di nuovo lì. Non durerà moltissimo la vendemmia perché quest'anno c'è poco raccolto, infatti probabilmente si lavorerà una settimana sola. Andremo di nuovo con Lorenzo, che adesso anche lui è già in viaggio in Francia, però siamo partiti sfasati, quindi ci beccheremo un po' prima di arrivare al lavoro. E vediamo, magari domani, magari fra una settimana, non si sa niente. Allora, come promesso, terzo mese,
mantenuto la promessa, primo settembre, vi aggiorno di quanto abbiamo speso nel mese di agosto. Vado a prendere il libricino. Guarda, sono sempre in giro con questo libricino, mi sento Geller di Camera Caffè, mi sembra anche il... Allora, siamo rimasti molto bene perché ad agosto abbiamo speso 800... Si vede? 815... no, 818,50 euro. In due, compreso tutto. Perché? Perché l'assicurazione della Panda, che pagavamo 400 euro all'anno, è diventata 240 euro all'anno, perché sono passato in prima classe finalmente. E abbiamo cambiato assicurazione. E abbiamo cambiato assicurazione, mi sono scalato tutta quanta le classi di merito, sono partito dalla 14ª quando avevo 18 anni, adesso ne ho 31, sono finalmente in prima classe e quindi la Panda la tengo finché riusciamo a mantenerla. Tanto puoi capire. E boh, 818 euro a mese in due ci sta. Comunque, questa è la carta che canta. Aspetta, Eri, che stai iniziando a fare delle gocce incredibili. C'è anche un tuono in anticipo questo temporale, eh? Mi direi di rimandare a quando finisce. Inizia a piovigginare bene. Ok. No, ma piovigina, cioè piove grosso ma poco. Aspetta, come sono un attimo qua? Muoio. Con la schiena. No, comunque è bello perché nella pentola si sente blu ogni tanto. Allora, alla fine ci spostiamo, andiamo a visitare una cascata che abbiamo trovato a un'oretta passa da qua e poi andremo a dormire da un'altra parte. Dovrebbe essere molto figo perché è veramente apertissimo il posto, però ovviamente bisogna andarlo a vedere di persona prima di dirlo. Quindi questo posto è stato molto bello, però Ste ha voglia di muoversi e quindi niente, ce ne andiamo. Ed ecco a voi le cascate.
visitato le cascate, bellissime. Qui c'è un'amica gallina, adesso me ne sono accorto. Ora mangiamo al volo in quel parcheggio lì, dove siamo approdati 10 minuti fa, e poi andiamo a cercare un posto per la notte. Stiamo facendo una strada diversa da quella dell'altra volta, stiamo percorrendo più verso destra, quindi più vicino alla Svizzera, anziché in centro passando per Lione, così per vedere se ci sono posti nuovi. Eccoci qua. Allora, siamo arrivati in questo posto alla fine, bellissimo, piaciuto un sacco perché è veramente tanto tanto aperto, ci sono i cavalli, le mucche, molto molto bello, poi è tranquillissimo, siamo a bordo di una strada, ma tipo le macchine passano, ne passa uno ogni un'ora, due ore, tre ore, bellissimo, c'è una pace allucinante, nonostante siamo circondati da cascine dove dovrebbero esserci, sa, comunque trattori, cani che abbaiano, zero, bellissimo, meraviglioso. Comunque, oggi siamo rimasti ancora qua perché intanto davano brutto tempo, cioè davano pioggia, ma poi alla fine non ha fatto niente, due goccioline, nulla di che, meglio. Comunque siamo rimasti qua perché ci piaceva, è molto tranquillo, e siccome dobbiamo anche perdere un pochettino di tempo perché oggi è il 3 settembre, tra l'altro oggi io e Stefano facciamo 2 anni di matrimonio, e il 3 settembre noi dovremmo iniziare il 10, siamo già più o meno a 4 ore di distanza dalla nostra destinazione finale, quindi in realtà ci siamo avvicinati un po' troppo e un po' velocemente. Quindi stiamo cercando di perdere un po' di tempo, siamo rimasti qua perché ci è piaciuto, poi domani ovviamente cambieremo postazione di poco perché dobbiamo andare ormai step by step lenti, e se ci piace rimarremo anche lì un paio di giorni, adesso poi vediamo. Comunque questo è l'aggiornamento di oggi.